Voglio condividere con voi la parola di Dio, molto brevemente, come sempre, negli Atti degli Apostoli, capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, leggiamo un brano della parola di Dio che è molto conosciuto, che viene citato spesso anche e soprattutto nella preghiera. Molte volte lo citiamo nella preghiera, questo brano. E leggiamo dal verso 28, 16-28. Ma Paolo gli gridò ad alta voce, non farti del male, perché siamo tutti qui. Il carceriere chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse, Signori, che debbo fare per essere salvato? Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Gloria a Dio, gloria al Signore. Fratelli e sorelle, l'Apostolo Pietro, nella sua prima epistola, dal verso 9 della sua prima epistola, dice che il fine della fede è la salvezza delle anime e che questa salvezza è stato l'oggetto di investigazione da parte dei profeti, i quali profetizzavano della grazia a noi destinata. E lo Spirito di Cristo che era in loro e che accennava in loro i tempi, le circostanze, aveva rivelato a questi profeti che loro amministravano queste cose non per loro stessi, ma per noi. Quelle cose che gli angeli desiderano riguardare bene addentro. Perché gli angeli desiderano riguardare bene addentro queste cose? Perché, fratelli e sorelle, in questo piano di salvezza è coinvolto in prima persona il loro Dio e il loro creatore. La salvezza è il miracolo più grande perché è costato il sangue del Figlio di Dio. La salvezza è l'unico miracolo per il quale nel cielo si fa festa nel cielo per un peccatore che si ravvede. Non ci sono altre feste nel cielo. Quando un peccatore si ravvede, gli angeli si preparano e fanno festa. La salvezza è il miracolo più grande, perché per salvarci Dio si è fatto uomo, il creatore del cielo e della terra, il creatore degli estremi confini della terra, colui che non si affatica, colui che non si stanca, colui che ha preso le stelle con la sua mano, che sono grandi milioni di chilometri, e le ha messi lì nel firmamento, colui che ha preso il sole e lo ha avvitato nel cielo come una lampadina affinché sia luce per il giorno, e ha messo la luna per essere luce per la notte, è colui che era in forma di Dio e che non reputò rapina essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo forma di servo, ed essendo stato trovato nell'esteriore come uomo si abbassò, si umiliò fino alla morte e alla morte della croce. Ed è per questo che il Padre gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù Cristo si pieghi ogni ginocchio nel cielo, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. La salvezza è il miracolo più grande, perché è il miracolo dell'amore, è il miracolo dell'amore di Dio per noi miserabili peccatori. Il Dio mostra la grandezza del suo amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Non c'è un miracolo più grande della salvezza. Nel capitolo 10 del Vangelo di Luca viene riportato quando Gesù incarica i 70, la missione dei 70, e Gesù dà autorità ai suoi, a questi 70, di avere potere sulle malattie, sull'avversario delle anime nostre, e li accompagna in questa missione con segni, con miracoli e con prodigi.
I 70 ritornano e sono tutti allegri. Avevano ragione, perché quando il Signore dice una cosa si avvera. E loro scoprono la potenza che c'è nel nome di Gesù, in questo nome che è al di sopra di ogni nome. I malati vengono guariti, i morti vengono risuscitati, il diavolo viene svergognato, Satana viene sconfitto e i discepoli si rallegrano e dicono: Signore, anche Satana ci è sottomesso. È il Signore che partecipa alla loro gioia, però li vuole partecipare di una gioia ancora più grande. La gioia della salvezza. Rallegratevi pure per queste cose, ma c'è sta una gioia più grande. Rallegratevi quando uno viene guarito, rallegratevi quando uno viene liberato, gloria a Dio. Rallegratevi per i miracoli, ma rallegratevi quando i vostri nomi sono scritti nel libro della vita, gloria a Dio. Questo è il più grande miracolo. Noi ci dobbiamo preoccupare se il nostro nome è scritto nel libro della vita. Questo è il miracolo di cui ci dobbiamo preoccupare. Noi non dobbiamo trascurare una così grande salvezza. Fratelli e sorelle, qui l'Apostolo Paolo risponde ad una domanda, la domanda che gli viene posta da un carceriere che aveva visto all'improvviso un miracolo, le porte che si aprivano, e lui che si sente confuso, pensava che tutti i prigionieri fossero scappati. E allora l'Apostolo Paolo dice: non di fare nulla, perché si voleva ammazzare, siamo tutti quanti qua. E quello dice: Signore, io che devo fare per essere salvato? E l'Apostolo Paolo dice: accetta Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. E noi vogliamo capire quello che l'Apostolo Paolo voleva dire, perché è importante, fratelli e sorelle, perché la salvezza è una cosa importante. E noi lo dobbiamo capire per noi e lo dobbiamo pure sapere spiegare agli altri. Che cos'è questa salvezza? Gloria a Dio. Che cosa voleva dire Paolo? Credi in Gesù. Voleva dire semplicemente: credi in quello che Gesù ha fatto sulla croce per te e sarai salvato. E con questo vuole anche dire, l'Apostolo Paolo voleva ancora dire, che non ci sono scorciatoie per andare in cielo. Per andare in cielo bisogna passare per forza per la croce. La salvezza passa per la croce. La croce è il ponte che unisce il peccatore all'Iddio tre volte santo. La croce, fratelli e sorelle, è il trattato di pace tra Dio e l'uomo. E soltanto per mezzo dell'opera della croce si può entrare nel cielo, perché soltanto per mezzo dell'opera della croce possiamo sperimentare quello che è la nuova nascita, un nuovo inizio, dove le cose vecchie passano e tutto diventa nuovo. In cielo ci si va se le cose vecchie passano. Se le cose vecchie non passano, in cielo non ci si va. Nel regno di Dio, abbiamo ascoltato pure ieri, se facciamo l'esperienza della nuova nascita, entriamo nel regno di Dio. Se non si fa l'esperienza della nuova nascita, non si entra nel regno di Dio, si rimane fuori, gloria a Dio. Possiamo farci pure tutti i culti. Possiamo venire a tutte le riunioni, possiamo cantare tutti i cantici, possiamo ascoltare tutte le predicazioni, ma se non facciamo questa esperienza rimarremo fuori dal regno di Dio. E allora comprendiamo meglio le parole che l'Apostolo Paolo vuole dire: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. L'Apostolo Paolo non voleva dire che la salvezza è un'esperienza per famiglie, che è un'esperienza per gruppi. Uno viene salvato e tutta la famiglia viene salvata. Una persona accetta Gesù e tutto il gruppo si salva. Ma l'Apostolo Paolo voleva ben dire che la salvezza è un'esperienza personale. Accetta, non dice accettare, accetta Gesù e sarai salvato tu. E se la tua famiglia accetta Gesù, viene salvato pure la tua famiglia. Nel capitolo 8 dell'Epistola agli Ebrei c'è un passo della scrittura che mi toccò all'inizio della mia conversione, questo passo. E in parole povere questo passo dice così:
Nessuno dirà a suo fratello: conosci il Signore, ma io mi farò conoscere personalmente, mi farò conoscere da tutti, ma personalmente. E era l'inizio della mia conversione, ho detto: Signore, se è vero quello che sta scritto in questo passo della tua scrittura, io ti voglio conoscere. E così Dio si è rivelato nella mia vita, si è fatto conoscere personalmente. Dio si rivela personalmente ad ogni individuo che lo cerca. La salvezza non è un'esperienza di famiglie o di gruppi, è un'esperienza personale, gloria a Dio. È una cosa seria, è una cosa che dobbiamo sperimentare tutti personalmente, perché altrimenti nel cielo non ci andremo. Nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, dal verso 31, Gesù dirà vicino ai suoi discepoli: se perseverate nella mia parola, voi sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. E questi rispondono: ma noi siamo figli di Abramo, non abbiamo bisogno, non siamo schiavi di nessuno. Fratelli e sorelle, noi possiamo essere figli di Abramo, figli di Isac, figli di Giacobbe, figli del pastore, figli del monitore. Ma Giovanni capitolo 1 verso 11 e 12 dice che Gesù è venuto in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. O accettiamo Gesù e abbiamo il diritto di essere figli di Dio, o non accettiamo Gesù e non abbiamo nessun diritto. Se accettiamo Gesù per la fede, siamo pure figli di Abramo, gloria a Dio. Perché l'esperienza è personale. Ed è questo che Gesù voleva far capire ai figli di Abramo. I figli di Abramo avevano bisogno di conoscere la verità, quella verità che li faceva liberi. Se il figliuolo di Dio vi farà liberi, allora voi sarete veramente liberi. Se voi andate a leggere nella genealogia di Mosè, Mosè era figlio di Jochebed e di Amram. Amram significa l'Iddio di mio padre. Mosè ad un certo punto ha dovuto fare una scelta: se voleva essere un egiziano o un ebreo. E Mosè scelse, rifiutò di essere il figlio della figlia di Faraone, ma scelse di soffrire con il popolo di Dio, perché riputò il vituperio di Cristo ricchezza maggiore di tutti i tesori d'Egitto. È per questa scelta che Mosè fece, egli, fratelli e sorelle, divenne un figliuolo di Dio. Non perché era figlio di Amram, l'Iddio di suo padre, per questa scelta, l'Iddio di suo padre divenne il suo Dio. Una moglie non viene salvata perché il marito è convertito. E lo stesso avviene per ogni familiare della, ogni componente della famiglia. Possiamo realizzare in maniera particolare questo leggendo nel capitolo 21 del libro dei Numeri, quando il popolo di Israele camminava per il deserto, e questo popolo partì dal monte Hor e verso il Mar Rosso e fece il giro del paese di Edom, e facendo questo giro questo popolo si spazientì. Il Signore gli fece perdere la pazienza a questo popolo, questo popolo perse la pazienza. Ogni tanto il Signore fa perdere la pazienza al suo popolo perché non si comporta bene, e questo popolo si spazientì e cominciò a mormorare contro Dio e contro Mosè, e cominciò a dire: ma perché ci avete fatto uscire dall'Egitto e ci volete far morire nel deserto?
Non abbiamo cibo, non abbiamo acqua, questo cibo è leggero. E allora il Signore mandò dei serpenti ardenti che li mordevano e molti morirono in quel giorno. Allora questo popolo andò da Mosè e disse: prega il Signore per noi affinché ci liberi di questi serpenti. E Mosè pregò il Signore, e il Signore disse: fatti un serpente di rame, mettilo su un'antenna e mettilo bene in vista affinché tutti lo vedono. E chiunque guarderà quel serpente, anche se sarà morso, non morirà. Una mamma non poteva guardare per il figlio. Se il figlio non guardava, moriva. Dovevo guardare la mamma e dovevo guardare pure il figlio. E dovevo guardare pure il marito, e dovevo guardare pure il fratello. Chi non guardava al serpente moriva. Perché la salvezza è personale. Perché, fratelli e sorelle, tu, ognuno di noi deve sperimentare che colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Ognuno di noi deve sperimentare la croce, deve passare per la croce per andare nel cielo. Deve realizzare che egli è stato trafitto a motivo dei miei peccati, dei nostri peccati. Egli è stato fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato sopra di Lui. E per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Non c'è un miracolo più grande della salvezza, ma è un miracolo personale. Non è un miracolo collettivo. Accetta Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Non è un miracolo collettivo, è un miracolo personale che dobbiamo sperimentare ognuno di noi. Sempre in questo libro dei Numeri, nel capitolo 26, nel verso 11 è scritto: ma i figliuoli di Core non perirono. Chi sono questi figliuoli di Core? Mosè aveva eletto 70 persone che lo avrebbero aiutato, dietro il consiglio di suo suocero Ietro, lo avrebbero aiutato nell'amministrazione del popolo. E tra questi 70 persone ve ne erano 4: Core, Datan, Abiram e On. Core era il padre di questi figli di Core, che si ribellarono contro Dio e contro Mosè. Volevano essere loro le guida del popolo, e quindi anche con Aronne. E Mosè cercò di convincerli, ma non ci riuscì. Allora Mosè disse: allora domattina l'Eterno farà conoscere chi è suo e chi è santo, e lo farà accostare a sé. Ogni volta che leggo questa frase tocca il mio cuore, perché l'apostolo Paolo dice che Dio conosce quelli che sono i suoi. Però qui Mosè dice che un giorno Dio farà conoscere a tutti, domattina l'Eterno farà conoscere chi è suo e chi è santo, chi ha scritto il proprio nome nel libro della vita, gloria al Signore. Tutti lo vedranno. Davanti al giudizio del grande trono bianco, anche quelli che l'hanno preso in giro, anche quelli che stanno qui presenti e che non vogliono accettare Gesù Cristo come loro personale salvatore. E questi uomini presentati davanti a Dio, Dio dice: io farò una cosa nuova. E aprì la terra e fece sprofondare 250 persone. Furono inghiottite dalla terra, vivi, dice la parola di Dio. Ma delle sorelle, ma che c'entravano le famiglie con questi 4? Allora, se uno non accetta Gesù, tutta la famiglia viene e subisce il giudizio di Dio. Tutti quanti c'entravano, perché tutti quanti accettarono la ribellione dei loro mariti, dei loro parenti, perché tutti quanti non accettarono il Signore. Però in tutto questo buio c'è uno sprazzo di luce. Due uomini, non so se erano giovani, se erano anziani, non so che età avevano, i figli di Core. I figli di Core non perirono, perché i figli di Core
ragionarono e parlarono come parlò Gesù. Chi è mia madre? Chi è mio padre? Chi è mia sorella? Chi è mio fratello? Chi fa la volontà del Padre mio è mio fratello, è mia sorella, è mia madre, è la mia famiglia, gloria a Dio. I figli di Cor, 250 persone perirono, i figli di Cor non perirono perché scelsero il Signore, gloria a Dio. Capitolo 19 del libro della Genesi. Due angeli vanno a Sodoma e a Gomorra. E oggi non voglio parlare, perché se parliamo di oggi, Sodoma e Gomorra sarebbero salvati in confronto a quello che sta avvenendo ora. Infatti dice la parola di Dio che il giudizio su Sodoma e di Gomorra sarà meno, avranno un castigo minore rispetto a quella generazione del tempo di Gesù e soprattutto a questa generazione, i quali vivono peggio di Sodoma e di Gomorra. Fratelli e sorelle, dicevo alla chiesa di Aversa, non è un modo più di dire, perché non è stato mai veramente un modo di dire, che Gesù sta per ritornare dal cielo. Gesù sta per tornare, perché il peccato sta offendendo lo sguardo maestoso del nostro Dio. Questi angeli andarono a Sodoma e Gomorra per salvare un'intera famiglia. La famiglia di Lot, erano 8 persone, 4 figlie di Lot, Lot e la moglie e i due generi. Ma i due generi di Lot pensavano che fosse uscito fuori di testa. Quando si parla del giudizio, quando si parla che Dio giudicherà questo mondo, Dio distruggerà questo mondo, siamo fuori di testa, siamo pazzi. E quindi questo sta farneticando. E quindi due più due generi, due figli e due generi rimangono a Sodoma e Gomorra e subiscono il giudizio di Dio. La moglie di Lot stava uscendo e riguardò indietro. E chi ha messo mano all'aratro e riguarda indietro non è adatto per il regno di Dio. Quindi erano andati lì per salvare 8 persone, ne uscirono soltanto 3. Fratelli e sorelle, la salvezza non è come quando andiamo al supermercato. Al supermercato compriamo una cosa, paghiamo, prendiamo 3 cose e ne paghiamo una. La salvezza non è così. Io sono salvato, mia moglie e mia figlia sono salvati, mia moglie e mia figlia devono accettare Gesù. Accetta Gesù e sarai salvato, tu e la tua casa. È vero, può essere vero questo, ma non è la regola, non è la dottrina. Vi ricordate quando Noè ha costruito l'arca? Dice la Bibbia che Noè costruì l'arca per la salvezza della sua famiglia. 120 anni predicò Noè e non si convertì nessuno. Quindi non ci scoraggiamo quando non vediamo le conversioni. Noi siamo chiamati a predicare, non a convertire. Perché chi converte i cuori è il Signore. Noi dobbiamo ubbidire alla parola di Dio, dobbiamo predicare. E ricordiamoci che la parola di Dio non torna mai indietro a vuoto. Perché, fratelli e sorelle, disse il Signore vicino a Ezechiele, tu parla se t'ascoltano o non t'ascoltano. Ma si sappia che c'è qualcuno che parla da parte di Dio. E che avvisa, e che avverte, avverti l'empio, così si salva se si ravvede. Se non l'avverti, poi io ti chiederò conto del suo salvo. Noi dobbiamo avvertire, dobbiamo predicare, ma non dobbiamo convertire nessuno. Questo è il nostro compito e gloria a Dio lo stiamo facendo, gloria al Signore. E non si convertì nessuno. Noè fece entrare tutti gli animali nell'arca, voi sapete entrarono tanti animali nell'arca, e insieme a Noè entrarono altre 7 persone della sua famiglia. Mi domandavo stasera, mi facevo una battuta io stesso, dicevo forse sono entrati queste 7 persone perché gli animali erano tanti e Noè aveva bisogno d'aiuto. Forse sono entrato perché erano raccomandati, erano i figli di Noè. C'è stata la raccomandazione, no? Però andiamo a leggere la parola di Dio che non sono nati da sangue, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Nell'arca si entra se siamo nati da Dio. I figli di Noè, la moglie di Noè, le nuore di Noè entrarono perché erano nate da Dio.
perché avevano creduto, gloria al Signore. E la nostra preghiera questa sera, che noi vogliamo fare al Signore: Signore, noi ti preghiamo affinché quello che è avvenuto nella casa del carceriere di Filippi, quello che è avvenuto nella casa di Cornelio, quello che è avvenuto nella casa di Noè, fa che possa avvenire anche nella mia casa. E che io possa dire come Giosuè: io e la casa mia serviamo il Signore. Fratelli e sorelle, queste cose possono avvenire, ma dobbiamo mettere veramente la nostra vita sull'altare. Consacriamo il nostro cuore, diamo la nostra vita nelle mani di Dio e preghiamo. Dice il profeta Geremia, e ho concluso: gridate ad ogni veglia della notte per i vostri figli, gridiamo a Dio per i nostri familiari, non ci culliamo, accetta Gesù, sarai salvato tu alla casa tua, Gesù sta per ritornare, se non accettano il Signore andranno all'inferno. Non è il tempo di divisioni, dicevo ieri sera, è il tempo di stare insieme. È il tempo di gridare a Dio per le nostre famiglie, per i nostri fratelli, per i nostri vicini. È il tempo di gridare ad ogni vigilia della notte. Gloria al Signore, fratelli e sorelle. A questo il Signore ci ha chiamato, a gridare a Lui per la salvezza delle anime e di questo mondo perduto. Il Signore ci benedica.